Francesca Cipriani e il tuffo dall'elicottero, ci ha marciato, già aveva dato di matto. L'attacco di panico di Francesca Cipriani nella prima puntata dell'Isola dei Famosi 13 è già diventato cult. Ma la concorrente ci è o ci fa? Ecco cosa ne pensano gli opinionisti e la conduttrice di Mattino 5 nella puntata di martedì 23 gennaio. Francesca Cipriani ci è o ci fa? Opinioni a Mattino 5. Marco Balestri commenta, chi ha sofferto di crisi di panico sa che ti immobilizza, quella è una crisi diversa che può essere aiutata, bastava una bella spinta e passava subito. Luca Giurato tuona, ci ha marciato, si vedeva che rideva, è una furbacchiona, adesso si parla solo di lei. Federica Panicucci si lascia andare a una battuta per la paura di gettarsi dall'elicottero, credeva che all'urto non avrebbero resistito e il riferimento è al seno, NDR. Balestri, comunque, riconosce, sa usare il mezzo televisivo, è riuscita a interessare tutti e ad attirare l'attenzione, è quello che si deve fare. Vladimir Luxuria aggiunge, questo episodio da dirottatrice fa effetto, la reazione è stata un po' spropositata, bisogna capire se sta facendo la scema per non andare alla guerra o se invece sta fingendo. La mamma, intervistata in studio, ha detto mi sembra strano che mia figlia si comporti così perché in genere è spericolata. Quindi, se sta cercando di indossare una maschera, va detto che le maschere sull'isola dopo un po' cadono. Valerio Palmieri di Chi rivela un retroscena, il lancio l'avevano provato il giorno prima e lei già aveva dato di matto. Francesca Cipriani non voleva gettarsi dall'elicottero all'Isola dei Famosi. Durante la diretta su Canale 5 Francesca si fa prendere dal panico per l'altezza da cui tuffarsi. Dallo studio provano a calmarla ma senza risultato e alla fine Alessia Marcuzzi le dice di tornare indietro e riprovarci con il prossimo elicottero. Lei riprende ad agitarsi e a chiedere energicamente al pilota di abbassarsi il più possibile. Prova a mettersi in piedi, non riesce a decidersi, si alza e si risiede, si fa il segno della croce. Alla fine ce la fa, trova il coraggio e si tuffa.